Due grandi camion sono arrivati a Roma dalla Spagna per rifornire di alimenti di prima necessità gli empori della solidarietà della Caritas di Roma. La donazione che contribuisce a regalare un sorriso alle famiglie in difficoltà arriva dalla Fondazione Isabel Enrique Diaz, che ha donato alla Caritas oltre 20 tonnellate di prodotti, in particolare destinati all'infanzia. I promotori di questo viaggio di solidarietà, che continuerà nei prossimi mesi, hanno illustrato l'iniziativa. Siamo qui oggi a festeggiare questo momento di donazione e di prodotti che abbiamo portato dalla Spagna. Sono prodotti freschi per la cucina e poi prodotti a lunga conservazione per bambini, e giochi e passeggini e prodotti per l'infanzia. Sono più di 100.000 pasti per bambini e 20 tonnellate di frutta e verdura da utilizzare nelle mense. È solo un esempio che vorremmo replicare in un modello di commercio equo e di commercio di un'economia circolare che abbiamo realizzato in una piattaforma di commercio elettronico che vorremmo replicare anche in negozi, dove l'utile generato dalla vendita di questi prodotti, quindi per il consumo normale delle persone che acquistano, venga destinato alla solidarietà e a dare un vantaggio anche al consumatore. Sono Luis García, presidente della Fondazione Isabel Enrique Diaz. Per noi è un onore essere qui a Roma per consegnare due camion, uno con alimenti freschi e un altro contenente alimenti e giocattoli destinati all'infanzia. Ed è un vero piacere poter collaborare con la Fondazione Caritas Roma e realizzare un progetto che speriamo porti a un lungo cammino per aiutare i bambini che ne hanno più necessità e alle persone più vulnerabili della società. È un vero piacere poter condividere con voi questo progetto e speriamo che si possa prolungare a lungo e poter aiutare per moltissimo tempo. Il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, racconta come verranno utilizzati questi prodotti. Abbiamo ricevuto dei prodotti alimentari freschi, abbiamo ricevuto soprattutto dei prodotti alimentari a lunga conservazione per i bambini in difficoltà della nostra città. Il tutto verrà messo a disposizione attraverso i nostri empori della solidarietà, sono 5 nella città di Roma, verrà messa a disposizione delle comunità parrocchiali, di associazioni di volontariato che potranno consegnarle a famiglie appunto povere, a famiglie in condizioni di necessità. Quindi è un grazie di cuore che do a questa fondazione, a questi nostri amici di Almeria, della Spagna, in un rapporto anche di collaborazione che mette al centro la dignità delle persone. Dal Palazzo Lateranense il ringraziamento di Monsignor Pierangelo Pedretti, a nome della Diocesi di Roma. Sono onorato di portare i saluti e i ringraziamenti del Cardinal Angelo De Donatis e il plauso per questa iniziativa molto, molto bella e molto importante che la Diocesi di Roma ha iniziato con la Fondazione Isabel Enrique Diaz. È un'iniziativa che dà anche il passo di una carità che non è solo puro assistenzialismo, ma l'inizio di una economia circolare attraverso cui il fare carità diventano opportunità di lavoro, opportunità di concepire l'economia e l'utilizzo dei beni e la costruzione dei bilanci sociali in un modo completamente diverso che non è solamente una donazione a fondo perduto. È una economia in cui crediamo molto perché è ciò che vuole il Santo Padre con l'economia appunto di Francesco e che la nostra diocesi con la Caritas diocesana sta cercando di implementare, di incoraggiare, di sostenere, di mettere in marcia, e questa iniziativa si iscrive fra queste iniziative, contenti anche che abbia un appeal internazionale, europeo e di collaborazione con i fratelli appunto della Chiesa di Spagna attraverso la Fondazione Isabel Enrique Diaz.